perso barba e capelli. Bentornati su Betron Show. Questo è un... spero mi si sente. Questo è un video che non mi aspettavo di fare in realtà, ma mentre facevo la spesa ho visto questa. Viva la mamma dei fratelli Beretta. È una carbonara già preparata. E io sono un cultore della carbonara, come ogni bravo romano che si rispetti. L'ho assaggiata in vari ristoranti, l'ho fatta parecchie volte, l'ho sbagliata parecchie volte, anche sbagliata malamente. Infatti questa non penso sarà la carbonara peggiore che abbia mai assaggiato. Quella l'ho fatta io, col prosciutto crudo. Confesso, ci sono pochi modi per offendere gli italiani. Non è vero, ce ne sono tanti. Ma per offendere gli italiani seri, ce ne sono pochi di modi. E uno di questi è fare pasta del genere. Adesso la metterò in microonde e la andremo ad assaggiare. Penne alla carbonara dei fratelli Beretta. Apriamo in diretta. Vedete, hanno tolto la forchetta perché ci tengono all'ambiente, no? Vedete? Bravi fratelli Beretta, purtroppo non quelli delle pistole, credo. Spero per loro. Non è una bella vista. Si vede, non so se si vede proprio tutta la cremina qua sotto. Molto probabilmente di un sottopalla di qualcuno, però non molto proprio. Queste qua non sembrano precotte, sembrano stracotte. Qua c'è scritto: apri e solleva la pellicola in un angolo, metti il tutto nel microonde per 2 minuti e 750 watts. Il cartoncino è realizzato per non scottarti, quindi questo qua. Una volta pronto, togli la pellicola completamente e mescola. Buon appetito. Buono anche in padella, ma a noi non interessa la padella, dato che dobbiamo avere la vera true carbonara preparata experience, quindi la faremo al microonde e la vado a fare. Allora, premetto che ho già assaggiato una pasta alla carbonara già fatta, l'ho assaggiata a Lisbona quando sono andato a Lisbona, e però era tremenda, era orribile. A parte che c'era il prosciutto cotto, ovviamente, l'errore più banale che uno possa fare. Ma la cosa che mi preoccupa qua è che tra gli ingredienti, nella salsa della carbonara, che è 43%, c'è la panna. C'è la panna. E c'è la pancetta, ovviamente. E questa roba è costata 3,70 euro, se non sbaglio, oppure 80. 3 euro, quasi 4 euro. Ma puoi vendere una roba del genere a 4 euro in Italia? Cioè, in Italia, cioè, io ripeto che qua siamo in Italia, no? In Italia, cioè, vai, compri le uova, compri il guanciale, compri il pecorino, compri la pasta e te la fai te. Magari spendi un po' di più di questo, ma sicuramente mangi meglio, eh? Che cavolo. Allora, l'odore non scottarci, usiamo il cartoncino. Allora, l'odore sa, mo devo mischiarlo ovviamente, però sa di pasta appena uscita, proprio direttamente da... proviamo prima la pasta senza niente. È sciapa. Oh, è grumoso.
Madonna ragazzi, ma che è? Effettivamente un po' odora di pancetta e di pecorino. Effettivamente, questo gli era buono, eh. Mo. Bisogna un attimo vedere il sapore, eh. Per carità. Però, dato che è un prodotto italiano, magari non è così male. Mo se vai a prendere la carbonara norvegese, magari. O del Portogallo, magari, sai, non è proprio il massimo, però, sai, fatta già in Italia. Però, cioè, è come fare in Cina un ristorante che vende ravioli cinesi già fatti, cioè, conviene davvero, ok, per farsi un qui, cioè uno snack veloce, però andiamo ad assaggiare la carbonara, penne alla carbonara della serie Viva la Mamma dei fratelli Berretta. Ripeto, purtroppo non quelli delle pistole, altrimenti potevamo aspettarci prodotti di qualità. E guarda, sono già contento che non sia prosciutto. Prendere un bel pezzo di pancetta qua, altrimenti. Nel senso, non sa di carbonara, manco remotamente. Sa di pasta con la panna, pancetta e pecorino, ma l'uovo non si sente per niente. Infatti c'è un gigantesco 6% d'uovo. In realtà non è male, ma la domanda sorge di nuovo: perché? Spendendo poco di più, 7 euro, ti compri un pacco di pasta, delle uova, pecorino, guanciale, a meno che non c'hai, non so, se non sei munito di coltello, cioè. Non vedo perché non dovresti fartela te la carbonara. Poi se non la sai fare, questo è un altro conto, però. Pensavo peggio la pasta, però. La pasta in sé. Pensavo fosse scotta. Se non sapessi di star mangiando una carbonara, tra virgolette ovviamente, direi, buona, buonina, eh. Ma chi se le compra, però? Gli studenti? Ripeto, perché? Cioè, vi conviene veramente spendere 3,80 euro per comprare questo? Con 6-7 euro vi fate una carbonara fatta bene. Pure tanta, magari. C'è da dire che è nettamente migliore di quella che ho provato a Lisbona, ovviamente. No. Perché è fatta in Italia questa, ovvio.
stabilimento Trezzo sull'Adda a Milano. Quindi si è fatto un bel viaggetto, però nel senso pure c'è pure un botto di olio. Mangio perché ce l'ho fa. Però più la mangio e più ti dico, vabbè dai, non c'è male. Però poi se penso a una carbonara fatta bene, poi dici, mazza che merda. Fratelli Beretta, perché? Ma l'errore principale è stato metterci la panna. Cioè, questo dovrebbe essere più cremoso, scusami. Non mi pare che sia più cremoso, eh. Non lo so. Con più uovo e senza panna poteva venire molto meglio, secondo me. Più pecorino, ovviamente. Qua non c'è neanche scritto pecorino, c'è scritto formaggio. Fibra di cicoria. Vabbè. Voto finale 0, perché siamo a Roma e con 7 euro ti fai della carbonara, con 10 la mangi pure buona in qualsiasi ristorante romano. E Fratelli Beretta, seguite l'esempio degli altri Beretta, quelli di Gardone Valtrompia, quelli che fanno le pistole, e fate cose più di qualità, per favore.